Una nuova puntata di Narrazioni ci porta nei campi di camomilla e facciamo questo viaggio fra i meravigliosi profumi di questo fiore con il nostro ospite che è Giovanni Marchetta. Benvenuto. Salve. Giovanni, ci presenti un po' la tua azienda agricola. Certo. Allora, la mia azienda agricola si trova a Laurenzana, in Basilicata, ed è specializzata in coltivazione di camomilla. A Laurenzana. Avevi questo terreno e a un certo punto hai deciso di impegnarlo, di utilizzarlo, perché era e soprattutto di fare una coltura diversa dal solito, e ho deciso di coltivare la camomilla. È complicato da coltivare la camomilla? No, non è tanto complicata, però è un po', devi essere un po' precisino, certosino nella semina, perché il seme praticamente è piccolissimo, è quasi invisibile, è più piccolo di un pezzettino di tabacco. Diciamo che è una produzione interamente biologica. Sì, interamente biologica. Sì, dall'acquisto del seme, che anch'esso è biologico. Sì, sì, il seme anche è biologico, e poi niente, una volta diciamo coltivata ho pensato bene di fare i mazzetti, i cosiddetti mazzetti che usavano tanto i nostri nonni per fare le tisane. Però dopo un po' di tempo mi è venuto un'idea, diciamo, quasi strana, così sono stato definito da amici e tutti. Ah, poi le belle idee sembrano sempre strane. Sì, e ho deciso di produrre dei distillati. Un gin denominato Gin Marchetta, che ha tutte le caratteristiche di un gin, però questo qua diciamo, ha una nota finale di camomilla. La gradazione può essere utilizzato? Può essere utilizzato per i cocktail, ma maggiormente può essere bevuto anche secco, perché comunque è molto buono, molto piacevole. Mentre, ci dicevi che è una gradazione alcolica? Sì, allora la gradazione alcolica è del 40%. Ah. Sì. E poi accanto a questo gin che hai portato anche qui in studio, è un liquore in infuso di camomilla. Di solito nel mercato si trovano grappe in camomilla. Io invece ho creato un infuso di camomilla. Che hai chiamato l'oro di Zio Gio. Ho chiamato l'oro di Zio Gio. Come mai questo nome? L'ho dedicato a mio zio, che è da 2 anni che è venuto a mancare, e ho voluto diciamo ricordarlo e tenerlo presente sempre. Anche con questo anche liquore. Con questo liquore, sì. Quindi c'è un attaccamento alle radici, c'è anche un attaccamento al proprio territorio. Sì. Perché diciamo, tu facevi un altro lavoro, fai un altro lavoro. Sì, io mi occupo di tutt'altro, sì. E però hai deciso di occupare il tuo tempo libero. Sì, perché credo che per migliorare proprio l'agricoltura in Basilicata bisogna essere innovativi, bisogna cambiare proprio strategia di mercato, perché alla fine non ci dobbiamo fossilizzare tutti sulle stesse lavorazioni, sennò altrimenti ci sarebbe giustamente troppa concorrenza e ed ecco perché ti è venuta in mente questa idea. Sì. Quindi dal mazzetto di camomilla per la tisana serale, magari per un momento anche più di tranquillità alla sera, a questi liquori. Dove è possibile acquistare questi liquori? Allora, al momento li vendo io proprio personalmente, però sto organizzando anche un shop online, così chiunque li può degustare. E ci dicevi prima che possono essere anche accompagnati da altro, non so, dal cioccolato, da altre pietanze. Allora, come il gin può essere sicuramente abbinato a un cioccolato oppure a dei formaggi molto, molto stagionati. Per quanto riguarda invece il liquore, l'oro di Zio Gio, è un fine pasto, però può essere anche bevuto caldo, tipo punch. Quindi si presta anche a diverse degustazioni. Molto bene. Hai qualche altra idea per il futuro di utilizzo di questa camomilla? Sì, oltre ai liquori e ai distillati vorrei produrre anche del miele alla camomilla, che comunque sarebbe un'ottima novità. Un ottimo prodotto sicuramente. Allora aspettiamo di degustare sia l'oro di Zio Gio, sia il gin alla camomilla, ma anche in futuro questo miele. Certo. Noi ti ringraziamo Giovanni grazie per essere stato grazie con a noi voi. E diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata.